Prima di tutto voleva chiedere perdono per i compagni, già fatto questo in spogliatoio, per lo staff, per la società, per la mia famiglia, perché è stato una brutta cena, un brutto gesto che non voleva fare, però è successo, è cosa da imparare. Però questi 2 mesi più o meno Dio mi ha dato la forza, perché non è facile allenarsi sapendo che tu non giocherà, non sarà disponibile per l'allenatore. Però sono pronti, questi 2 mesi mi ha fatto il meglio possibile e sono qui per aiutare la squadra. Sì, sono pronto. Ha dato il massimo, era duro ogni allenamento, come ho detto prima, pensare che tu si alleni per non giocare, però ho dato il mio massimo. Io sono contento perché sono tanti giovani e posso pure mi mettere in mezzo anche se ce l'ho 26 anni, però siamo giovani, però piano piano penso che arriveremo a quello che mister vuole. È una gara difficile perché loro vengono di una sconfitta in casa, quindi vengono carico per vincere qua, però qua noi dobbiamo vincere per forza. Siamo abbastanza arrabbiati e rammaricati per quello che è successo, per come abbiamo perso questi 2 punti in extremis. Cercheremo, assieme al mister, abbiamo visto gli errori che abbiamo fatto nel gol che abbiamo preso e cercheremo di non farli, soprattutto domenica, che ci aspetterà una partita abbastanza dura, ma dove l'affronteremo nel migliore modo possibile. Ma mi aspetto una gara dove loro hanno perso in casa, quindi venderanno cara la pelle, verranno qui perché vorranno fare il risultato, ma noi non possiamo permetterci di non fare il risultato pieno perché già abbiamo perso questi 2 punti, abbiamo regalato un pareggio in extremis domenica e diciamo che ci siamo giocati il jolly casalingo. La classifica dell'Agragas è una buona classifica, considerando anche le squadre che ci stanno sotto, che sono squadre comunque molto, molto importanti. Stiamo facendo il nostro percorso, se consideriamo che abbiamo perso 6 punti nei minuti finali, la classifica potrebbe dire veramente altro, potrebbe essere ancora molto migliore. Però è il nostro percorso, abbiamo come obiettivo la salvezza e quindi siamo in linea con i nostri programmi e sappiamo che possiamo fare sempre meglio.